Oggi vi parlo di un'avventura fantastica su due ruote ispirata a un grande viaggiatore del passato che è Bettinelli. Protagonista di questa storia è Simone Sciutteri, detto Sciut, bagnino di Albissola, nonché mio amico, compagno d'avventure, e vi spiego in questo video che cosa ha fatto. Leggendo i libri di Bettinelli ho iniziato davvero a sentirmi in viaggio con lui su una Vespa e ho cominciato a sognare di costruire un viaggio alla sua maniera. Di lui il primo tragitto lo fece da Roma fino a Saigon. Per la sua generazione il Vietnam aveva un significato molto forte, voleva dire qualcosa per loro che in quegli anni avevano seguito la guerra in Vietnam. E mi sono detto che per chi ha la mia età è l'Europa a essere qualcosa di importante, non solo simbolicamente, ma qualcosa che ha veramente influito sulle nostre vite. Siamo una generazione che ha avuto la possibilità di viaggiare con voli low cost, autobus, spostarsi da un paese all'altro senza visti, senza passare dogane, solo con la propria carta d'identità. Abbiamo in tutti i paesi d'Europa tante esperienze comuni e abbiamo la possibilità di tenerci in contatto con i social network parlando inglese, e in tanti negli ultimi anni hanno avuto la possibilità di conoscere paesi diversi viaggiando anche grazie a progetti come l'Erasmus. L'idea del viaggio era attraversare l'Europa toccando tutti i paesi membri dell'Unione Europea, paesi candidati a entrarne a far parte e quelli considerati possibili candidati. Parlo con la mia Vespa 50 perché era il mezzo che avevo a disposizione, l'avrei fatto da solo perché volevo anche mettermi alla prova e sentirmi comunque libero a ogni bivio di andare dove volevo andare io. È bellissimo, siamo in cima al mondo, viaggiamo alla grande! Ed entrare di più in contatto con la gente come riesci a fare solo quando sei in viaggio da solo. E l'avrei fatto d'inverno perché è l'unica stagione libera dal lavoro in cui potevo stare via così tanto da casa. Se volete saperne di più, lunedì 10 dicembre esce il suo libro Eurovespa. Il link al libro per acquistarlo uscirà nei commenti qua sotto, quindi compratelo che è un regalo fantastico, un bellissimo viaggio. Iscrivetevi al mio canale YouTube perché partirà adesso una piccola programmazione che andrà a crescere di storie di avventura mie e di altri. Viva l'avventura, Igor d'India Channel, alla prossima!